Amici della Zoccolo Duro, direttamente dall'Hotel Britannia. Mia fantasia. Oh, fantasia ce n'è qua a Newcastle. Pieni di fantasia, proprio pieni. Non è granché l'hotel, però è attaccato all'aeroporto, perché piace l'aeroporto. Sarà 200 metri dall'aeroporto, di conseguenza era comodo, essendo arrivati tardi. Ieri ero vicino a Salvatore, di HM Devil, c'era il Pellegatti, salutato. Faccio ciao Carlo, salutato. Ho stato prima lui, anzi, ha fatto il sorriso. Strano, c'è anche Vitiello. Okay. Ci sono tutti qua, siamo pronti. C'è anche il Mirko Tioccia che lavora, guarda come lavora il Mirko. Cappello numero uno, Vabbè, dove l'hai rubato? A Fiera Artigianato. Ti sentiamo, caro. Ciao. La sua squadra locale, pure. Dove l'hai rubato? Dove l'hai rubato questo cappello? È la tua squadra locale. Union Clodiense Chiojo Marina, il best, ma in italiano? Best team after Milan AC. Ma sono italiani loro? Sì, lo so. Chioggia. Va bene, ragazzi. Siamo primi in classifica, girone C, serie D. 9 punti dalla seconda. Avete capito? Io pensavo fosse una straniera. No. In realtà è italiana. Come la vedi stasera? 3-1 per noi. Figa, ieri ha detto che non la vedeva bene. Adesso un bugiardone. Al video dice le cavolate. Io invece sono positivo. Perché abbiamo chiesto al reception una bella coperta, ce l'ha portata, sto meglio stamattina. Sì? Tu l'hai chiesto? Te dormivi? Ah, infatti non l'ho sentito. No, calcola che gli asciugamani erano dentro il cassetto. E mi fa, scusa, ma l'asciugamano è dentro il cassetto. E che lo metti dentro il cassetto per ricordartelo? Tanto qua devi stare attenti che arriva dall'altra parte. Sì. Questi non sanno guidano al contrario, guidano. Guidano al contrario. Comunque, ragazzi, detto questo, stasera sono abbastanza positivo per fare una grande partita. Poi vincere o perdere è sempre un discorso a parte. Dovrebbe rientrare Leao, non al meglio, non 90 minuti, come il derby del ritorno, no? Cioè, se... speriamo che la partita non finisca come il derby del ritorno dell'anno scorso. Però è come non avere, cioè ce l'hai, ma fa due gol e poi lo toglie, dai. Cioè, diciamo meglio di Chukwueze. Sì, l'attuale Chukwueze è forse la delusione più grande del mercato. Non è che sia una delusione, ma rimpiangiamo Messias, è tutto dire. non è la delusione. Se rimpiangi pure Salemaker, mi sa che un po' di delusione è. Sì, Salemaker sarebbe stato molto utile quest'anno. Comunque almeno copriva. C'è il sole per ora, eh. Lo faccio vedere. Fa freschetto, ma c'è il sole. Pioggerella poca, niente. Quindi il clima c'è. Ragazzi, scusatemi, ma dovevo, cioè, il braccio non c'ha male, vorrei farvi vedere come mi stanno facendo una specie di cappuccino. Hanno messo, vedete quella sacca di latte, quella botte di latte freddo, e più o meno stanno mettendo qua. Poi alla fine il cappuccino non è venuto male, però questo è di Mirko. Io ho preso questa specie di frappuccino, non lo so cosa stanno facendo. Sono in tre da un'ora, non riescono a fare un cappuccino in tre da un'ora, sono solo io. Ho detto vado alla Starbucks, che non amo Starbucks, però perlomeno è un po' meglio di altri. Non so cosa stanno facendo, guarda, l'hanno messo in un frullatore. Un frullatore l'hanno messo. Il ghiaccio, mi serve del ghiaccio nel frullatore. Cosa stanno facendo? Sorry. Che ne hai venuto del cappuccino? Change. Only da frappuccino, ma cappuccino normal. Are you sure? Yeah, I'm sure. Okay. No, this is one. Another like this. Sorry, I'm going to mix it up. It's better. No, perché li vedo in difficoltà. Poi ho visto come lo stanno facendo. Meno questo, guarda. Non sarà buono, ma è un cappuccino. Cioè, sembra un cappuccino. Volevo prendere wafer caramel cappuccino. Non ha capito. Pure ho detto, voglio un altro cappuccino. Probabilmente il mio inglese no. In inglese io non capisco, parlando non capisco. Ragazzi, ho un po' sistemato la situazione, dai. Sembra almeno un cappuccino, no? No, sembra una zuppa. Ma erano lì in tre con un libro con le istruzioni. Con le istruzioni da fare? Te lo giuro, un tutorial. Cioè, non so se si vede. Hanno fatto un tutorial. C'era un libro con le istruzioni per fare questa specie di frappuccino waffle. Alla fine non ci sono riusciti, e ho detto, direi il cappuccino.
Vabbè, la ragazza mi ha fatto la piantina per andare allo stadio, mi ha detto anche quanti passi devo fare a destra e quanti a sinistra, falla vedere come è specificato. Gli ha fatto un bigliettino, se non mi ha lasciato il numero, in realtà sì infatti sotto c'è un 00. No, ragazzi, tanto so che oggi volete sapere del viaggio più che della partita. Ho chiesto un'informazione. Allora, adesso voglio una sfida. Chi riesce a tradurlo e scrivermelo qua nei commenti, mi spiega cosa c'è scritto. Ve l'ho fatto vedere, eh? Fatevi lo screen. Ho chiesto solo un'informazione dove scendere dalla. Mi ha solo chiesto dove scendere dall'autostrada. Come arrivare in centro. Comunque, fatemi sapere se riuscite a tradurlo. Adesso facciamo colazione, vi farò un altro video più tardi sicuramente, questo era solo per farvi capire che ci siamo, siamo pronti per andare allo stadio, poi vi terrò partecipi, seguitemi su Instagram che vi terrò partecipi tutta la giornata. Ciao.